Molti vedono gli spiriti come l'essenza di persone che prima erano vivi e una volta deceduti diventano per i propri familiari come dei protettori, come gli angeli. Ma non tutti gli spiriti sono così buoni. Mi sono sempre chiesto se oltre agli spiriti malvagi ci fossero anche spiriti buoni. A volte queste anime o entità non sono così tranquille o buone. Molti addirittura dichiarano di essere stati aggrediti fisicamente da questi esseri. Molte di queste entità aggrediscono le persone quando meno se lo aspettano. Come nel caso di questa ragazza. Mentre cercava un oggetto nel magazzino, viene presa da una forza invisibile che afferra la gamba della ragazza, cercando di trascinarla nella stanza buia. La ragazza riesce a liberarsi e a fuggire via. Di certo non è una di quelle esperienze che qualcuno vorrebbe vivere. Si sa che gli animali hanno un sesto senso e una vista che gli permette di vedere cose che un essere umano normale non riesce a vedere. Come nel caso di questo piccolo gattino che fissa l'angolo di questa porta. Sembrerebbe che non ci sia nulla di strano, ma se focalizziamo le immagini, possiamo notare uno strano essere che si affaccia proprio all'angolo della porta, come se fosse sorretto in modo innaturale. Sicuramente è qualcosa di reale. Questo lo si può capire dallo sguardo del gatto che continua a guardare la strana creatura, seguendola con lo sguardo. Queste due belle ragazze si stanno divertendo riprendendosi col telefonino. Mentre le due ragazze si divertono, non si accorgono che in mezzo a alcuni cespugli c'è una strana figura che le sta osservando. Dalle immagini, l'essere non sembra avere nulla di umano e sembra avere anche un'aria minacciosa. Gli inquilini di questa casa lamentano degli strani fenomeni che accadrebbero proprio nella loro abitazione. Secondo alcune voci, in questa casa ci sarebbe l'infestazione dello spirito di un bambino che sembra non avere cattive intenzioni, ma si diverte nel spaventare queste persone, lanciando o spostando oggetti nella casa. Il tutto viene ripreso da alcune telecamere installate proprio dai proprietari. E questo è quello che viene ripreso. Osservate bene cosa succede a questa lavatrice. Una forza invisibile prende i panni sporchi e li va ad inserire dentro la lavatrice. Sembra proprio che questo fantasma non ami lo sporco. Non mi dispiacerebbe avere un fantasma che mi fa il bucato. Questo era l'ultimo filmato. Il video finisce qui, ragazzi. Noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!